Siete pronti per partire? L'efficienza energetica on the road. Dal 12 ottobre da Bolzano visiteremo 10 città d'Italia, raggiungeremo quasi 4 milioni di persone, dove dentro ci sono tutti: studenti, imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini. Per parlare con loro faremo ben 50 eventi nei teatri, dentro il mondo delle imprese. Visiteremo persino i musei, i luoghi d'arte, perché l'arte può congiungersi con l'efficienza, e lo faremo con i nostri esperti. Adesso rivivremo un salto nel futuro questo roadshow per capire cosa succederà con sorpresa finale. Ecco qui l'Italia in classe A. L'iniziativa sperimenterà nuove forme di comunicazione partecipativa. I cittadini avranno l'opportunità di incontrare esperti Enea per avere informazioni su come ridurre i costi della propria bolletta. Le piccole e medie imprese avranno l'opportunità di essere aggiornati sui meccanismi di incentivazione esistenti e su nuove tecnologie oggi disponibili. La pubblica amministrazione, promotrice insieme all'Enea dell'iniziativa, presenterà le azioni concrete messe in atto nella lotta agli sprechi di energia. È previsto un momento dedicato ai giovani, con una conferenza spettacolo. Infine, proponiamo a tutti un suggestivo confronto tra arte e energia attraverso il dialogo tra un esperto di storia dell'arte e un ricercatore dell'Enea. Questo è un viaggio alla ricerca dell'efficienza energetica e è uno stimolo anche verso questo argomento. L'Italia, di solito si dice sempre, brilla per il suo grande patrimonio culturale. Noi lo andiamo a verificare da questo punto di vista. Che cosa ha reso grandi queste città e la loro storia? La grande potenza creativa e quindi la grande energia creativa che è scaturita da tecnologie, ricerche di carattere umanistico, ricerche di carattere scientifico, che sono tutte confluite in un immenso flusso energetico. E noi lo andiamo a raccontare. Italia in classe A è un programma di informazione e formazione sui temi dell'efficienza energetica. Il simbolo di Italia in classe A è quello che abbiamo qui davanti, è una mano che è rappresentata con diversi colori simulando quello che è un'etichetta energetica o l'attestato di certificazione energetica di un edificio. È rappresentato da una mano perché l'efficienza energetica è la somma di tante piccole azioni, anche comportamentali, che dobbiamo fare tutti insieme. Scusate, ci sarò anch'io, Diego Parasole. Incontrerò i ragazzi più giovani per parlare di efficienza energetica. Sì, sarà uno spettacolo divertente. No, non sarà una conferenza noiosa. Tutto questo per accendere la mente e spegnere gli sprechi. Vi aspetto, ciao!